Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cipriano Damenti, che mi chiede di parlare del disco di debutto di Buddy Holly e del Chirping Crickets del 1957, che raccoglie tutti i singoli dal 55 in poi, che il nostro Buddy Holly ha registrato prima di morire all'età lievemente giovane di 22 anni. E Buddy Holly era il classico anti-rocker, in realtà, per quanto gli altri erano belli, tutti figure, il nostro era il classico nerd occhialuto, che suonava con una voce meravigliosa, benissimo la chitarra, ma una voce fantastica, che passava da note bassissime a note altissime, e questo era, diciamo, uno dei suoi marchi di fabbrica. Questo disco praticamente raccoglie tutta la roba rock and roll, diciamo la versione rock and roll del nostro, perché aveva già edito alcune di queste canzoni in versione più country, più folk. Qui lui unisce il folk, certo, unisce il country, il rockabilly, e quindi viene fuori una specie di rock and roll molto interessante. Ma è proprio un disco storico, un disco di cui è inutile parlare. Ogni canzone scritta o non scritta da Holly è qualcosa di incredibile per me. È un disco che ho consumato da ragazzino. Io il rock and roll lo adoro, e questo disco qui è un classico totale. I due minuti iniziali di Oboi mettono già d'accordo tutti: rock and roll a manetta, rockabilly a solo perfetto e voce fantastica. Quindi è un susseguirsi di canzoni sempre più riuscite, da Not Fade Away a Maybe Baby Boy, alla bellissima Del Be The Day, che fu pubblicata due anni prima, fece un insuccesso incredibile in modello country. Qui sta in versione rock and roll, è fantastica. Bellissima Send Me Some Lovin', sono tutti pezzi secondo me ganzissimi di rockabilly, di rock and roll, ma veramente basico. Alcuni proto punk, alcuni proto new wave addirittura, e alcuni che sono talmente avanti anche adesso che in realtà tutti i gruppi di garage o altro e copiano questo cercando di mettere i suoni moderni. Ma non bisognerebbe che si rendessero conto i ragazzi giovani di quanto è importante davvero il rock and roll come questo. Cioè il rock and roll dell'epoca era qualcosa di spaventoso, e anche i bianchi erano riusciti ormai a farlo proprio e a renderlo comunque antiborghese, come in questo disco, perché il nostro Buddy Holly riuscì a vendere nel momento in cui riuscì a morire, quindi nel momento in cui riuscì a vendere due copie è morto, quindi non ha avuto nemmeno il successo in vita dovuto. Ma resta il fatto che questo è un disco fantastico, uno dei migliori dischi di rock and roll, un disco assolutamente imperdibile per tutti quelli che amano appunto la base per il rock and roll moderno, che sta tutta qui in altri 20 dischi, tra cui come di tantissimi altri artisti. Ma questo è veramente un disco molto importante perché, ripeto, oltre al fatto che guardate per esempio Elvis Costello, è praticamente Buddy Holly anche come si veste, è riuscito non solo a fare della musica grandiosa, a reinterpretare pezzi di altri in maniera ottima, ma è riuscito anche a creare un look, un modo di fare, un modo di vestirsi, un modo di suonare che verrà sempre più portato avanti nel tempo e mai dimenticato, che ha appunto anche liberato comunque il classico rocker dal dover essere per forza bello e maledetto quando lui era semplicemente un ragazzetto che si divertiva a fare grande rock and roll con una faccia da schiaffi. Peccato che sia morto veramente giovane, questo sì, da idolo del rock and roll, purtroppo.